Buongiorno a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui per un nuovo video e stavolta vi volevo parlare, un attimo che sistemo qua un pochino la telecamera, vi volevo parlare dei salari medi brutto per quanto riguarda i tre stati che parlano in lingua tedesca. Ovvero penso alla Germania, penso all'Austria e penso alla Svizzera. Allora, da quel punto di vista, vi voglio immediatamente far vedere una foto, un attimino. Questo è un sito tedesco, ok. Devo soltanto chiudere qui, ok. Apriamo l'immagine, perfetto. Allora, questa è la foto che andrò a farvi vedere e poi la commentiamo insieme. Magari vi linko anche il sito da dove è presa la foto. In ogni caso, questa è la situazione. Vediamo se la vedete bene. Ok, quindi per quanto riguarda Germania, Austria e Svizzera. Poi potete anche fare un fermo immagine o così via se volete valutarvela meglio. In ogni caso ho preso questa foto in quanto è molto chiara, cioè mi piace che divida per regioni. In ogni regione c'è scritto già dentro lo stipendio lordo e ecco, in questo caso sono dati di qualche anno fa, neanche di tanto, però ho preso questa foto, allora chiaramente poi le differenze negli anni, ogni stato aumenta, diminuisce, cresce così, però più o meno da come capite in pochi anni lo stipendio è quello, un pochino magari di più, ma cambia poco. Ma ho voluto prendere questa foto perché, era molto esplicativa, diciamo, si riesce a vedere bene in ogni regione più o meno le differenze quali sono. Quindi vediamo che questa era la situazione di 3-4 anni fa, ok? Ripeto, in 3-4 anni è cambiato qualcosa nel brutto, quindi magari un pochino più alto, però tenete come riferimento queste cifre. Analizzando questa mappa, diciamo economica, la prima cosa che a colpo d'occhio è il fatto che la Svizzera chiaramente ha degli stipendi brutti molto elevati. Perché? Per il fatto che da sempre è uno stato probabilmente tra i più ricchi al mondo, ok? Se non il più ricco al mondo dal punto di vista economico, e chiaramente lo stipendio sarebbe in franchi, tradotto in euro, molto dipende dal tasso di cambio, cioè se in un giorno il tasso di cambio è molto favorevole o sfavorevole, cambia anche lo stipendio, tra virgolette, tradotto in euro. In ogni caso si può notare come in Svizzera più o meno tutta la Svizzera è ricca e le zone che diciamo le zone eccellenti della Svizzera sono chiaramente Zurigo, che in questo caso ha 6.473 euro di brutto mensile, e la zona di Ginevra e la zona occidentale, che hanno comunque, e anche Luzern, sto guardando adesso, 6.470 euro, 6.021 nella zona di Ginevra, comunque queste sono le zone più ricche della Svizzera. Notiamo un'altra cosa importante, ovvero che l'Austria, invece rispetto alla Germania e alla Svizzera, è un tantino, diciamo, ha gli stipendi un tantino più bassi. Quindi la zona d'eccellenza dell'Austria è chiaramente il distretto di Vienna, che ha 2.593, Salisburgo, così via. Comunque in Svizzera siamo sui 2005, 2007, 2004, questo è il brutto mensile, che comunque è un ottimo brutto rispetto alla media europea. Ora, analizzando invece la Germania, notiamo come la parte che era nella Germania dell'Est ha degli stipendi tendenzialmente più bassi rispetto alla Germania dell'Ovest.
Per quanto riguarda la Germania dell'Ovest, o della Germania in generale, le zone in cui io consiglierei di trasferirsi sono innanzitutto le due grosse regioni del sud, quindi Baviera e Baden-Württemberg. Perché? Perché comunque sono regioni al centro dell'Europa, le regioni molto ricche, molto ordinate. La Baviera in questo caso ha 3.525 euro di brutto, il Baden-Württemberg ne ha 3.664, quindi 130 euro, più o meno 140 euro di differenza sul brutto, che poi sul netto siamo lì più o meno, siamo lì. Poi bisogna anche vedere il costo della vita. Questo discorso lo faccio perché ad esempio in Nordrhein-Westfalen lo stipendio medio è di 3.547 euro brutto in questo caso. Ed è chiaro che è vero che lo stipendio è di ad esempio 30 euro maggiore rispetto alla Baviera e di 100 circa inferiore rispetto al Baden-Württemberg, però c'è anche da dire che nel Nordrhein-Westfalen i prezzi tendenzialmente sono molto più bassi della Baviera, non moltissimo, però sono più bassi tendenzialmente, quindi lo standard poi di vita, infatti quando andiamo a vedere poi le statistiche su ad esempio Numbe o su altri siti, vede le città del Nordrhein-Westfalen ad esempio con uno standard più elevato di vita, perché i prezzi sono più contenuti, sono più bassi e quindi con uno stipendio quasi simile si vive meglio. Allo stesso modo è molto forte la regione di Francoforte, tutto il distretto, un'altra città che consiglierei per il trasferirsi, e Amburgo. Amburgo la fa probabilmente da padrona in Germania. In questo caso il distretto di Amburgo ha 3.800 euro di media più o meno. Chiaramente i prezzi sono anche più alti. Io ad esempio ho un cugino ad Amburgo, quindi ripeto, lui fa l'infermiere come me e insieme abbiamo convenuto che in realtà si viva meglio in Nordrhein-Westfalen per via dei prezzi che sono più bassi e lo stipendio è più o meno simile, un pochino più alto, forse i 100 euro sul netto da lui, ma neanche in realtà di 70-80 euro da lui, però poi chiaramente con i prezzi più bassi lo standard è migliore. Lo stesso discorso quando paragonavo un po' la Norvegia con la Germania. Vero che in Norvegia si prende di più, però in Germania i prezzi sono più bassi e quindi quando facciamo il mix di tutto, in realtà economicamente probabilmente si sta meglio in Germania. Poi dipende da caso a caso sempre, eh? Questo lo sottolineiamo chiaramente. Dicevo quindi, per quanto riguarda la Germania, le zone che consiglierei sono Amburgo, Baviera, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen e distretto di Francoforte. Aggiungerei anche Bremen e Wolfsburg. Una cosa che mi sento anche di dire, chiaramente non dimentichiamoci Berlino. Berlino è una delle città più moderne, più europee, quindi è chiaramente la capitale della Germania e anche Berlino, anche se i prezzi saranno più alti, magari lo standard un po' più basso, quello che volete, però è una città che vi offre chiaramente tantissimo. Quindi come prima domanda che secondo me dovreste porvi è vorrei andare in una grossa città o in una piccola città? Questo poi lo voglio approfondire in un altro video, cioè le cose positive di una grossa città e le cose positive di un piccolo centro, però ecco Berlino, chiaramente ci sono stato più volte ed è fantastico. Ci sono stato l'ultima volta con i miei amici a vedere Guns N' Roses allo stadio, Olympiastadion, atmosfera bellissima. Vuoi che il concerto era bellissimo? Vedevo per la prima volta Guns N' Roses, tutto quello che vuoi, però comunque l'atmosfera si sente di una città davvero bellissima. Quindi ripeto, tenete conto anche dove volete trasferirvi. Cambierà tanto dal punto di vista economico, magari in una grossa città sarete un po' penalizzati per il fatto dei prezzi, però troverete anche più facilmente un impiego che offra anche un maggior guadagno.
Poi, chiaro, dipende a chi piace la città, si trasferirà tendenzialmente in una città grossa, chi piace più il paesino andrà a rilassarsi in qualche zona della Germania molto tranquilla. Ecco, in generale la Germania è molto tranquilla, questo lo voglio dire, e questo ad esempio a me è un fattore che piace davvero molto. Però per quanto riguarda gli stipendi, quindi vediamo questa situazione. Stipendi, quindi solo stipendi in questo caso, Germania ha questo tipo di situazione, Svizzera quest'altro tipo e Austria invece, come dicevamo, un pochino penalizzata rispetto a Svizzera e Germania. Però chiaramente tutte e tre hanno uno standard di vita, direi, alto, alto o molto alto. Ora, quello che dico sempre, attenti ai prezzi, cioè se si prende molto bisogna poi vedere i prezzi. Vi ho fatto l'esempio Baviera, Nordrhein-Westfalen, o Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen o Amburgo con Nordrhein-Westfalen, in quel caso, secondo me consiglierei per i prezzi il Nordrhein-Westfalen, però chiaramente dipende, ripeto, anche Amburgo è una città ricchissima, piena di vita e proprio bella come città. Quindi è un po' una scelta personale, perché come vedete in qualsiasi zona della Germania voi andiate, tranne in alcune piccole zone dell'est, comunque il livello di vita è molto alto. Niente, con questo video vi saluto, vi aspetto al prossimo e un saluto ragazzi. Ciao ciao!